Ben ritrovati, oggi siamo qui con Laura Pirro che ci racconterà una interessantissima realtà che riguarda la nostra terra, la terra più vicina, quella di San Marco in Lamis, dove un bel po' di anni fa nasceva un centro culturale che ha dato sempre buoni frutti, continua a darli e quest'anno è alla ennesima edizione del premio di poesia. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti. Continua questa esperienza straordinaria, molto interessante, che riguarda il premio di poesia e tanti altri eventi che sono costruiti all'interno del vostro e a partire dal vostro centro culturale. Sì, infatti il centro culturale che si chiama appunto il Sentiero dell'Anima si trova a San Nicandro Garganico, a 13 km da San Marco in Lamis. E quest'anno, come stavi dicendo tu, siamo giunti finalmente alla 13ª edizione del premio di poesia. Il tema, come ogni anno, è libero, però quest'anno abbiamo sposato un tema caro all'ONU, che è quello delle tradizioni, e quindi tutti i poeti sono invitati su questo tema. Il premio esiste anche grazie al patrocinio che abbiamo del FAI con la delegazione di Foggia, poi c'è anche la partnership con l'edizione del Rosone e ci aiutano la Fondazione Siniscalchi e la Fondazione Socio di San Marco in Lamis. Allora, siamo giunti quindi alla 13ª edizione, abbiamo 5 sezioni, una sezione dedicata alle poesie in italiano, in dialetto, e sono divise in edite e inedite, e poi c'è la parte dedicata alle scolaresche, quindi ai giovani poeti. La cosa più bella qual è? Diciamo, devo dire forse 2 parole sul Sentiero dell'Anima. Intanto perché questo nome? È impegnativo È come nome, sia nella impegnativo. prima parte che nella seconda. Sentiero e anima sono due parole che squarciano molte verità. È vero, è vero. Perché vuole essere appunto un percorso, ma è un percorso spirituale. Il sentiero dell'anima è un parco, ma potremmo dire è come vivere in un libro aperto, che però è un libro speciale perché non si leggono soltanto parole, non si leggono soltanto versi, ma si sente anche il profumo dei fiori, si sente anche il profumo delle nepitele, dell'origano, ma di tantissime altre specie, perché il parco ha anche una parte di botanica. Abbiamo più di 2.000 specie diverse che abbiamo impiantato, recuperando alberi ormai scomparsi, ma anche impiantandone di nuovi. All'interno del parco, come stavo dicendo, questa antologia in plein air, abbiamo più di 200 tavolette. Che cosa sono le tavolette? Sono delle poesie incise a fuoco tramite la tecnica della pirografia con un'illustrazione. Perché si è scelta la tecnica della pirografia? Perché è una tecnica, prima di tutto, molto materica, il fuoco che incide il legno, quindi anche molto naturale, ma anche una tecnica che utilizzavano i contadini per incidere i collari delle proprie pecore e mucche per riconoscerla. E quindi perché? L'antologia in plein air è anche un omaggio alla civiltà contadina, agli ultimi, e quindi si trovano all'interno del parco diverse installazioni artistiche che omaggiano quindi il pastore, il vangatore, la seminatrice, quindi tutti mestieri molto umili, quindi non un omaggio ai grandi della storia, ma a chi ha veramente gettato il sangue per la nostra È terra. un omaggio alla civiltà contadina. È proprio un omaggio alla civiltà contadina che però si sposa, il nostro simbolo è il pastore e quindi anche un omaggio alla letteratura, come non dimenticare Leopardi con il pastore errante dell'Asia, quindi il pastore che diventa letteratura ma che diventa anche omaggio alla civiltà, agli ultimi, ai più poveri. Tutto questo ha origine da, a proposito di anima, dall'anima del vostro papà. Sì, è Filippo Pirro, appunto mio padre. È stato, diciamo, il sognatore, chi ha visto in questa terra qualcosa di più. Allora, nel 2000 lui, posso raccontare un po'? Certo. Nel 2000 lui stava alla ricerca di un territorio, di un terreno da comprare. Torna a casa felicissimo da mia madre: Anna, ho trovato la casa del Mulino Bianco, è perfetto, devi venire, ho già fatto il patto. Mia madre: ah, va bene, andiamo a vedere. Appena arriva, mia madre trova soltanto rovi, una casa con dentro un albero perché il tetto era totalmente crollato. Guarda mio padre e dice: vabbè, io del Mulino Bianco non vedo assolutamente nulla. Però gli animi, quelli sensibili, riescono a vedere oltre la realtà. E
E lui, dopo 2 anni di bonifica, è riuscito a trasformare questo terreno abbandonato da 40 anni, che si trova nell'interno del Gargano, in un parco, diciamo, in un'oasi di bellezza e di natura. E infatti abbiamo tutta una parte anche dedicata alle erbe officinali, senza parlare poi della parte dedicata agli orologi solari, quindi abbiamo tantissime meridiane. E all'interno del parco, mentre si cammina, si vedono anche trompe l'ail, che sono tutte, diciamo, vedute sul territorio, sul Gargano. Oppure murales, affreschi. C'è anche l'esplorazione di un itinerario dantesco della Divina Commedia. Non ci siamo fatti mancare niente. C'è anche la morfologia stessa, perché noi siamo in un terreno carsico. Come sai, il Gargano è ricco di queste doline grave, e noi nel nostro sentiero dell'anima abbiamo questa piccola dolina, questa piccola grava, possiamo dire, che quindi ci ha detto il territorio stesso, la morfologia ci ha suggerito che cosa? Che c'era un inferno, quindi una parte dove scendere, e poi successivamente una parte dove purificarsi, il purgatorio, arrivare a una sommità, anche il paradiso. Questo è tutta una, diciamo, un lavoro work in progress, perché noi abbiamo chiesto ad associazioni, a persone, di aiutarci e di adottare un canto della Divina Commedia. Di ogni canto realizziamo 2 terzine con sempre illustrazione grafica e le stagliamo lungo il sentiero. Quindi è anche molto interessante non solo leggere, ma magari uno vede un'immagine e dice: ma perché qui c'è questo diavolo? E poi va a leggere cosa Dante ci ha raccontato dal 1200 a oggi. C'è natura, c'è letteratura, c'è poesia, c'è molta anima di artisti come voi che siete figli di Filippo Pirro, tutto spalmato su 5 ettari di terreno. Sì, 5 ettari. E terreno e pietre. Come la terra del Gargano ci racconta. Sì, infatti ci racconta. La terra del Gargano è molto, molto dura anche come coltivazione, perché affiorano continuamente queste pietre. Siamo pochissimi metri dalla Dolina Pozzatina. La Dolina Pozzatina, che è un paesaggio straordinario, è quasi fiabesco. Vogliamo raccontare che cos'è a chi non la conoscesse ancora? C'è da portarci i bambini e le bambine, possono correre su questa spianata che è un miracolo della natura. Certo, la Dolina Pozzatina, veramente, vista da Google Maps, sembra un cratere lunare. Ed è appunto un cratere, una grande valle. La parola dolina, infatti, viene dallo slavo, perché il carsismo è collegato a quelle terre dove per prima venne studiato. E dobbiamo immaginarlo come un grande stadio naturale. Infatti ha una profondità di circa 100 metri, quindi si scende attraverso una mulattiera, e la mulattiera è quindi l'unica strada percorribile, quella che facevano appunto i muli e gli asini. E si raggiunge come? A piedi, si può raggiungere a piedi. E si arriva quindi nella parte pianeggiante, dove ci si trova totalmente immersi nella natura, non si vedono macchine, non si vede null'altro. È un paesaggio fiabesco. Sì, dove veramente si entra in pieno contatto con se stessi e con la natura. La Dolina Pozzatina, che è all'interno di questa coreografia naturale e che suggerisce questi sentieri dell'anima che riconducono all'idea del padre di Laura Pirro, e che però nasconde altre sorprese in realtà, perché a partire da questo progetto tipicamente naturale ha avuto anche una nuova produzione, cioè l'idea di una ristrutturazione di un... Di cosa? Di un monumento? Un monumento, sì, infatti. Allora, a San Marco in Lamis abbiamo tra le tante sculture di mio padre, c'è anche una scultura intitolata La Partenza, è proprio dedicata agli emigranti. Perché la storia di tuo padre ha la un senso che dà... Sì, hai ragione. Perché ha suggerito questa idea? Mio padre, non solo quando era piccolo, vedeva tantissime persone partire da San Marco in Lamis, proprio era all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quindi la sua strada, il suo vicolo intero a lutto, che piangevano le persone che partivano per l'America. Quando gli immigrati eravamo noi. Quando gli immigrati eravamo noi, e che quindi a volte facevano anche testamento perché non si sapeva se potevano tornare, quindi l'ha visto sulla sua pelle. Il mio bisnonno stesso è stato in America per diversi anni. Poi lui anche per studi ha viaggiato, è stato a Torino per diversi anni, ma poi ha sentito un richiamo forte, queste radici che lo chiamavano e lo facevano ritornare come scelta a vivere sul Gargano. E quindi l'emigrazione per lui è stato sempre un tema centrale. Emigrazione, come dicevamo, noi eravamo gli emigranti magari di 50 anni fa, ma che oggi si sta riverificando. Molti giovani, molti miei coetanei non hanno la possibilità di vivere a San Marco, sono dovuti andare via e restano ancora fuori. Io ho la possibilità, è una scelta che ho fatto, di tornare a San Marco da un anno, e quindi questo monumento, come dicevo, dedicato all'emigrante, raffigura questo atto drammatico. C'è l'uomo che sta per partire, la donna con il bambino che saluta
il proprio marito, e l'uomo ha una valigia, che questa valigia però ha delle radici, come se la valigia diventasse casa, e queste radici che cerca di strappare, ma che in realtà lo tengono sempre ancorato al proprio paese. C'è però un quarto protagonista all'interno di questa scultura, che è il paese. Il paese nel 2004, per questioni economiche, non venne realizzato in bronzo, ma venne realizzato in terracotta. Come sappiamo, la terracotta all'esterno subisce danni nel tempo a causa di agenti atmosferici, vandalismo, incuria. È per questa ragione che vorremmo esaudire uno dei tanti sogni di mio padre, che è anche il nostro adesso, è che trasformare la parte in terracotta in bronzo. Ci sono però dei problemi legati alla fonderia, perché seppure io, Chiara mia sorella che è un altro architetto, mia sorella Daniela che è restauratrice, mio fratello Antonio, possiamo contribuire nella direzione artistica e nel lavoro di manodopera per dirigere il tutto, anche perché abbiamo fatto una ricostruzione in 3D delle parti mancanti, perché ha perso il campanile, alcune case, tutto il monumento. Ma ci sono dei problemi legati ai costi della fonderia che dobbiamo sostenere. E quindi avete avviato una campagna? E quindi da dicembre abbiamo iniziato questa raccolta fondi al fine di riuscire a colmare questo vuoto. C'è anche un video su YouTube che racconta il perché e i come di questa impresa artistico-culturale. Sì, c'è sia una pagina Facebook intitolata La Partenza, sia un video su YouTube La Partenza e il crowdfunding per sensibilizzare. Chi vuole può godersi i dettagli di questa bella iniziativa. E a proposito di partenza e a proposito di anima, Laura Pirro raccontava poco fa che ha deciso di tornare. Sì. E abbiamo di recente intervistato una ricercatrice che invece è partita, una ricercatrice originaria di San Severo, è partita per il momento non tornando. E Laura Pirro invece perché decide di tornare? Ha studiato architettura, poteva scegliere di rimanere fuori città, fuori dalle sue radici di terra, invece decide di tornare perché? Perché forse un po' tutto è legato sempre a mio padre, perché è una figura così carismatica, è un po' legato proprio a Sentiero. Non essendoci più mio padre, è mancato un po' il motore di questo parco. Allora noi figli stessi abbiamo dovuto prenderci in mano la responsabilità di portare avanti questa eredità così grande. È come se uno ti lascia un tesoro e tu lo butti all'aria, perché il sentiero, se non lo vivi quotidianamente, se non gli tagli l'erba, se non l'accarezzi proprio, è come una grande persona in cui stare e cui fargli compagnia, potrebbe morire. E quindi era impossibile lasciarlo solo. E prima di tutto per questo, e poi perché credo nel territorio e nelle sue potenzialità, e quindi ci sto provando. Ci sono moltissime attività a partire dall'idea di questo centro, non soltanto quello di cui abbiamo parlato, ma anche cioè il premio di poesia, quindi il premio letterario nazionale, convegni, concerti, seminari, laboratori, proiezioni e performance, ma c'è anche l'invito a percorsi che possono riguardare i bambini e le bambine. Certo, noi siamo aperti alle scolaresche, anzi sono quelli i momenti anche più emozionanti. Ci si può avvicinare a Dante in un modo meraviglioso. La Divina Commedia raccontata così è strepitosa. È strepitosa anche perché i bambini sono molto ingenui, così come i ragazzi, e riescono a leggere nelle poesie immagini, metafore che magari anche io non ho mai colto, cioè riescono a darci sempre una chiave di lettura differente. E infatti noi collaboriamo anche con diverse scuole che su prenotazione ci vengono a trovare e organizzano una giornata o mezza giornata insieme a noi. Facciamo anche laboratori di scrittura per chi ce lo chiede, oppure laboratori legati alla ceramica, alla terra, si insegna anche un po' a utilizzare la tecnica della pirografia, quindi la scrittura con il fuoco. E poi non in ultima, un'iniziativa che abbiamo fatto è quella della residenza artistica, cioè invitiamo a poter utilizzare la nostra struttura e quindi immergersi totalmente nell'arte, come per esempio a settembre abbiamo avuto 8 corde tese e una residenza di scrittori, quindi sono stati 5 giorni da noi a scrivere un romanzo che hanno da poco pubblicato. Non ci resta che indicare a tutti quelli che fossero interessati e si fossero incuriositi i modi in cui contattarvi e esattamente quale possa essere il sito o un numero di telefono, un'indicazione con la quale possano raggiungervi e usufruire di questa offerta culturale preziosa. Certo, allora il contatto è www.elsentierodellanima.org. E da lì si trovano di tutto, dall'indirizzo email al numero telefonico, quindi a noi basta una chiamata
ecco, un po' di preavviso e ci organizziamo per ospitarvi. Anche inviti da parte delle scuole? Certo, anche inviti da parte delle scuole. Non in ultimo vi invito, abbiamo un concerto, abbiamo dei cosiddetti concert in house, quindi concerti domestici, si può dire, che realizziamo soprattutto nel periodo invernale, periodo in cui non riusciamo a essere sempre presenti, dato anche le agende atmosferici con le escursioni, e quindi abbiamo anche questi concerti. E però ora siamo quasi vicini alla primavera, quindi ce n'è di attività ce da n'è, ce n'è, ce godersi n'è. Nel vostro sì, parco, sì, che sì. È il Sentiero dell'Anima. E ancora, per il premio letterario invece, forse quest'anno o l'anno prossimo, quali sono le indicazioni per partecipare? Allora, per partecipare bisogna inviare una poesia entro il 22 aprile, quindi è fondamentale questa deadline affinché si possa essere, diciamo, concorrenti. E la premiazione sarà fatta l'ultimo sabato di maggio, se non erro il 27 maggio. Abbiamo due fasi, una fase in cui premiamo i giovani poeti, quindi la sezione E del premio di poesia, dalle 16, e alle 17:30 inizia invece la premiazione per i poeti, diciamo, più adulti, sezione A, B, C e D. Ogni anno abbiamo sempre una giuria di professionisti e di gente del settore che chiamiamo anche per arricchire. L'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto un professore di Pescara, dell'Università di Pescara, quindi anche non soltanto locali, ma riusciamo ad avere anche delle presenze interregionali. Ringraziamo Laura Pirro, le auguriamo le migliori cose per questo tipo di attività e soprattutto la ringraziamo perché insieme alla famiglia ci offre un esempio straordinario e prezioso, come abbiamo già detto, di una famiglia creativa che offre il meglio anche a tutte le persone che circondano loro e che abitano questa terra del Gargano e anche un po' del Tavoliere. Grazie Laura. Grazie a te. We'll be right back.